Felice Morisco, seno pendente in gergo napoletano, zizza pesa, grande giocatore anche del Nola e del Benevento calcio. Come sta la situazione? Non va più a fare allenamenti? Sì, al sempre, campo. Sempre vado al campo per tutti i giorni. E come lo trova? Malinconia per lo stato in cui attualmente si trova? Ah sì, è stato proprio un orrore togliere lo stadio dal centro di noi, a Piazza d'Arte. Perché è stato un orrore? Perché? Perché non è, questo era uno stadio, insomma, si poteva chiamare uno stadio, quindi è un campo provvisorio, cioè proprio un campo da allenamento poteva essere. Quello là della Gescal. Invece oggi le partite e gli allenamenti si fanno sul campo. Dello Sporting. È quello solo questo. È quello, sì. Quello. Ci vuoi raccontare qualche episodio della sua vita sportiva? A Nola però, Quando abbiamo vinto il campionato, che siamo andati in quarta serie, quello è l'unico episodio rilevante, diciamo così. E col Benevento, quali sono stati i suoi successi? Il Benevento è stato... sono gli anni più belli della mia vita, perché... E che ruolo aveva? Sempre centrocampista. Sempre centrocampista. C'erano anche altri nolani, è vero? Al Benevento? Sì, c'era Napolitano, Terrasanta. Terrasanta. Che lo portò io a Benevento. Quindi il portiere. Sì. E un altro... è Fedele. Amico, anche Fedele. Enrico Fedele. Sì. Che ruolo rivestiva? Mezzala. E mezzala. Sì. Enrico Fedele ha seguito anche dopo. Sì, è restato nel mondo del calcio. Nel mondo del calcio. Mentre voi siete ritornati. No, io lo stesso ho lavorato con Enrico Fedele fino a qualche anno fa, fino a quando non ha smesso di fare attivamente il calcio. E che futuro dà al calcio a Nola? Il futuro dipende dall'amministrazione. Se non abbiamo principalmente la cosa principale, il campo, lo stadio, quale futuro possiamo avere? E quindi che dici? Sempre fare queste categorie, insomma, secondarie, diciamo così. Giustamente, senza uno stadio. Si è parlato per il passato di un campo sportivo a Bosco Fangone. Lei è d'accordo? Ma è d'accordo, perché oramai questi stati stanno costruendo tutto fuori al centro abitato, e io non approvo quando nel centro abitato, specialmente dove era situato il nostro stadio, con un parcheggio enorme. Perché a Genova sta al centro città, a Firenze sta al centro città, in tutte le città, principali d'Italia stanno i stati al centro abitato, perché noi dobbiamo andare a Bosco Fangone a costruire questo stadio, quando già ci abbiamo lo stadio vecchio nostro. Allora diciamo insieme: forza Nola! Forza Nola, sempre forza Nola! Sempre forza Nola, con un futuro migliore. Migliore, con un futuro migliore di giocare in categoria che ci spettano. Dove sembra, lei continuerà i suoi allenamenti? Io so, fino a che il Signore mi dà la forza di andare al campo, io ci andrò sempre.